Buonasera e benvenuti nella mia cucina, la cucina di A Tavola con Silvia. Scusate, sono un pochino giù di voce. Allora, questa sera vi farò una ricetta velocissima, una ricetta che tutti sanno fare, però che nasconde le sue insidie. Perché? Perché bisogna fare la famosa cremina, e cioè la gricia, la famosa gricia, cioè sarebbe la matriciana in bianco. In Buona. poche parole, ovviamente non è la ricetta originale, è quella che faccio a casa, va bene? Allora, di cosa abbiamo bisogno? Abbiamo bisogno di pecorino grattugiato, Quello buono però. quello buono, sì, romano possibilmente. Poi abbiamo bisogno di guanciale, non pancetta, non bacon, guanciale e pasta, un pochino di pepe. Diciamo per la guarnizione, bianco o nero fate voi, ok? Allora, innanzitutto dobbiamo andare a far friggere il guanciale in una bella padella, dove poi spadelleremo anche la pasta. E una volta cotto, deve essere croccante, ma poi ve lo faccio vedere. Mi raccomando, tenetene un pochino da parte per la guarnizione, ok? Come terrete un pochino da parte di pecorino sempre per la guarnizione. Le quantità. Allora, queste sono circa 6 fette di guanciale. Saranno circa 3 etti, 3 etti e mezzo, ok? Questo è 100 grammi di pecorino, ma se a voi piace più pecorinosa potete aggiungerne altro. E mezzo chilo di pasta. Questa ovviamente è una ricetta per 5 persone e noi in casa siamo tanti e quindi eccoci qua. E che cosa dobbiamo fare? Semplicemente adesso andare a far cuocere il guanciale. Deve sfrigolare, sfregolare nella padella, ok? Ci vediamo sui fornelli. Io, ecco, volevo un attimino, questa è una Sì. di quelle ricette che sembrano facili, perché Sì, infatti. poi sembra strano, meno ingredienti ci sono e più ci vuole bravura. Perché È vero. non essendoci niente, diciamo, che amalgama tra loro gli ingredienti, devi essere, la temperatura e tempo di cremolazione, di cremolatura. Cremolatura. Che dà il sapore. E soprattutto dovete sempre tenere da parte una buona tazza di acqua di cottura. Cioè, quando voi scolate la pasta, che poi la scolerete un pochino al dente, un pochino al dente, cioè un minuto prima praticamente, dovete tenere da parte una buona tazza di acqua di cottura, perché vi servirà appunto per fare la famosa cremina, ok? Quindi ci vediamo sui fornelli e tra poco. Io ad Amatrice preferivo questo piatto qui, alla amatriciana. A Amatrice noi siamo andati in un ristorante che non ci ha dato No, proprio un piatto meraviglioso, eh? Era però buonissimo per carità, però nel secondo dove siamo stati, nel secondo sì. È questa era fatta proprio bene. vero, A tra è vero. A poco. fra poco. Allora, mentre il guanciale inizia a cuocersi, a sciogliersi, perché comunque tutto quel grasso che voi vedete poi diventerà una sorta di olio liquido, no? Di olio liquido, perché c'è anche l'olio solido, vabbè, Quando scusate, geva. eh. Ok, io intanto già ho messo l'acqua per la pasta e sta già bollendo, quindi andrò a salarla, perché ricordate sempre che il sale nell'acqua va messo, nell'acqua della pasta va messo una volta che l'acqua bolle, se no ritardate il bollore dell'acqua. Quindi ci hai Ok? dato anche la chicca. Ma è così. Non sto facendo rumore, mi avete massacrato in un video perché avevo usato un cucchiaio Quando d'acciaio. è giusto, E allora anche se alcune critiche sono state un po' pesantucce, va però. bene, fa niente, lasciamoli stare. E a questo punto ecco qua, piano piano come vedete si sta cuocendo, sta facendo il suo olietto e io vado a mettere a fare la pasta, ci vediamo tra un attimo. Si sta sciogliendo. Si è sciolta. Adesso l'ho spenta ovviamente, ne metto qualcuno da parte.
perché per la guarnizione ci vuole. Per decorare il piatto per l'assaggio. Esatto. E continuo un pochino a girare perché tanto, come vedete, l'olio, insomma il grasso sciolto è ancora incandescente. Quindi la metto qui nel centro in maniera che se c'è qualche pezzettino che ancora non si è sciolto bene, si andrà a sciogliere pian piano. Intanto l'acqua è sul fuoco, sì, l'acqua sul fuoco, ciao, scusate, oggi è così. Abbiamo già buttato la pasta? La pasta è nell'acqua. Scusate. Ecco, vado a girarla e aspettiamo appunto che cuocia. A fra poco. Eccoci qui con la pasta buttata. Allora, cominciamo a mescolarla. Io non faccio il gesto del polso perché non ce la faccio, voi lo sapete, chi mi segue lo sa. Quindi questa è la parte complicata di questo gesto, vero? Questa è la parte complicata, esattamente. Ho tenuto da parte l'acqua, come avevo detto prima, perché comunque ho tolto la pasta molto al dente. E adesso cominciamo a fargli fare la cremina. Prima con l'amido dell'acqua della pasta, poi andiamo a mettere pian piano una spolverata di pecorino per volta. Vedete? Già comincia, guardate. Sì. Molto al dente, che è un minuto prima? Un minuto e mezzo, sì, un minuto e mezzo, perché a noi piace molto al dente, quindi un minuto era poco per noi. Però un minuto basta, è sufficiente, insomma. Poi dipende dal tipo di pasta, scegliete una buona pasta, guardate come sta venendo già la cremina già senza il pecorino. A questo punto aggiungo una spolverata. Parla un po' più vicino al microfono perché mi sembra. Scusate. Non abbiamo i mezzi tecnologici particolari, noi siamo qui in casa e cuciniamo per noi, quindi io già sto giù di voce e tutto lo dico a fa. Ecco qua. Io non so se da casa vostra si vede, ma l'odore è già notevole e si vede quel colorito. Si vede, Silvia, che si è scottata il dito? Attaccata al rigatone. Attaccata alla paletta. Mannaggia Silvia. Quindi alternate così, fate una spolverata, non lo mettete tutto insieme perché sennò, come dicono a Roma, desappallocca. Fa le pallette di formaggio praticamente. Una spolverata di pecorino e un goccino d'acqua di cottura. Una spolverata di pecorino e un goccino d'acqua di cottura. Dopo un minuto che state facendo questa cosetta, come vedete che si forma la cremina. Vedete già? Mi raccomando, è importante, poco pecorino, un goccetto d'acqua di cottura. Guardate che meraviglia. Non serve olio, perché comunque c'è il grasso del guanciale, tanti aggiungono anche l'olio, no? No, veramente. Per favore no, grazie. Qui serve veramente due ingredienti, più la pasta. Esatto. Che meraviglia. Io direi che ci possiamo vedere tranquillamente a tavola. Io direi che ci faccio l'ultimo giro e poi dopo ci possiamo sedere a tavola, sì. E allora ci vediamo per l'assaggio. A fra poco. Eccola pronta, vediamo. Non si vede niente. Voilà. Guardate che spettacolo, ragazzi. È bellissima. È veramente un capolavoro. Mangiatela calda. Mangiatela calda bollente. Mi raccomando. Vai, vai. Attento che scotta. Mangiatela calda bollente, poi attento che scotta. Lo so, vabbè. Io ci metto un pizzico di pepe. Il pepe è soggettivo, cioè chi lo mette e chi no. A me piace. A te piace, lo mettiamo. Basta. Ed è veramente quella di Amatrice, amore. Eccolo qui. Complimenti. Grazie amore. Ragazzi, provate a farla anche voi e ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao a tutti. Ciao ciao.